qui. Invece cercavo Merlino. Forse l'ho trovato. E sapete perché cercavo questo Merlino? Perché mi hanno detto che qui si fa un canto di Natale di Charles Dickens. E io ho proprio voglia di vederlo. O meglio, di rivederlo. E ora vi dirò il perché. Certo, questo è così bello, questo canto, questo racconto. È il più famoso di questo scrittore di metà Ottocento, inglese. Ne hanno fatto dei film, ne hanno fatto anche dei cartoon. Tutti li potete vedere. Quindi ho proprio voglia di rivederlo, di riascoltarlo. È la storia di un avaro, di un vecchio avaro, che poi riesce a cambiare, si trasforma. Certo che saranno i fantasmi a farlo spaventare per farlo cambiare. Ma questa storia dice qualcosa anche a tutti noi, che dobbiamo cambiare, possiamo cambiare, indipendentemente dall'età che si ha, se si è una donna, un uomo, si può cambiare. E questi cambiamenti avvengono il più delle volte di notte, infatti i fantasmi arrivano di notte. Ma a noi questi fantasmi non arrivano, arrivano i sogni. Se ascoltiamo i sogni, loro sono come lettere che ci vengono spedite, mandate, per far cambiare qualcosa. Devo però dire che qua questo canto di Natale non è la prima volta che viene fatto a Merlino. Questo canto di Natale è stato fatto 40 anni fa esatti. Correva il dicembre del 1983 e nella scuola elementare di Merlino, nel salone, i bambini di allora recitarono, con una maestra, recitarono questo racconto. Oggi questi alunni di allora hanno 45, 50 anni. Forse qualche bambino qua potrebbe essere il figlio, la figlia di costoro. Ma non importa, vediamo. Ma mi sembra di vedere una signora laggiù. Ma buonasera. Oh, lei chi è? Sono la narratrice. Ah, sono qui per leggere la storia che va in scena tra poco. Oh, e lei chi è? Io sono quella maestra di allora. Sono... quella maestra di allora che è appena arrivata a settembre decise di fare qualcosa, avevo 2 mesi di tempo e mise in piedi quel teatro. Quindi oggi ho gran piacere di rivederlo, di rigustarmelo e di rimanere qua anche in prima fila per volermelo godere. Ma cos'ha quella valigia? Oh, io vengo talmente da lontano che nella valigia abbiamo intanto... Oh, intanto c'è un pensiero per Scrooge. Lei glielo dia. Gli deve dire che gli servirà. Se l'accende, allora. Ci pensa lei allora. Poi tengo anche un sacco che daremo poi ai bambini con qualche un piccolo pensiero e nonché un omaggio per la narratrice. Grazie. Ora vado a sedermi al mio posto. Arrivederci a dopo. Arrivederci. Thank you.
Buonasera. Buonasera, chi è lei? Lei è Scrooge? Sì, sono io, cosa vuole? Guardi, ho un dono per lei. Me l'ha portato una persona da molto lontano. Ma da parte di chi? Una candela? Che me ne dovrei fare? Non si preoccupi, lei capirà. Mi serve per il suo viaggio. Viaggio? Ma di cosa parla? Capirà, capirà. Buon Natale, Scrooge. Il vecchio Marley, socio di Scrooge, era morto 7 anni prima, proprio la notte di Natale. Ma l'insegna al magazzino della ditta portava ancora i nomi dei due soci. Scrooge era un vecchio aspro, avido, avaro, pronto ad arraffare, stringere e strizzare. Era duro e aguzzo, segreto, misterioso e solitario come un'ostrica. Il freddo dentro gli raggelava il vecchio viso, gli intirizziva il naso appuntito e le guance, gli rendeva livide le labbra e una gelida brina gli imbiancava il capo. La sua vasta temperatura gli rendeva gelido l'ufficio anche nella canicola, figuriamoci nel periodo natalizio. Nessun calore riusciva a scaldarlo, nessun gelo lo infreddoliva. Non conosceva le belle maniere e nessuno per strada lo salutava. Perfino i cani dei ciechi lo conoscevano e lo scattonavano. Alla vigilia di Natale, egli si trovava nel suo ufficio. Il freddo era intenso e pungente e la nebbia dilagava attraverso le fessure. L'uscio dell'ufficio era spalancato così da permettergli di tenere sempre sott'occhio lo scrivano, che con la sua sciarpa bianca al collo, nel tetro bugigattolo, era attento a copiare lettere. Ai poveri e ai derelitti. Scrooge li sentì e reagì male. Ma basta! Ma non ci sono le prigioni, le case di ricovero e di lavoro per chi ne ha più bisogno? Che ci pensino loro! Io voglio essere lasciato in pace, ho i miei affari a cui pensare. La nebbia si andava facendo ancora più fitta. Alcuni operai avevano acceso un fuoco e i ragazzi cenciosi ci giocavano attorno. L'illuminazione delle vetrine adorne di rami d'agrifoglio era intensa. Polivendoli, droghieri, tutti preparavano con allegria i loro alimenti da vendere per il gran pranzo.
ragazzo andò a cantare alla porta del magazzino di Scrooge e venne cacciato via in malo modo. Anche canti ora, vattene moccioso! Beh, immagino che vorrete la giornata libera domani. Ma guardi, se non le rincresce. Ma certo che le rincresce, dovrei trattenervi mezza giornata. Ma succede solo una volta all'anno. Bella scusa per derubarmi ogni 25 dicembre. Badate quantomeno di essere puntuali in domani mattina. Lo sarò, signore, lo sarò. Scrooge consumò una triste cena alla trattoria. Poi tornò a casa con l'intenzione di andare a letto. Si recò in camera, iniziò a spogliarsi e si mise la camicia da notte e il berretto. Si sentì un colpo risuonare dentro la casa. Scrooge allora accese un lume che aveva lì accanto. E andò in cerca nella casa l'origine di quel rumore. Guardò sotto al letto, dentro l'armadio e poi, non trovando nulla, si sedette sulla poltroncina. Improvvisamente si trovò davanti il fantasma del suo vecchio amico e socio Marley, avvolto in catene. Sciocchezze, sciocchezze! Uomo dalla mentalità materialista! Ora mi credi? È bene che ogni persona spinga il suo spirito lontano, fra tutti i suoi simili. Se non lo farà in vita, sarà condannato. Dovrà farlo dopo la morte e contemplare ciò su cui non si può più agire, perché solo in vita è possibile dare la felicità. Ah! Marley, tu sei in catene. Porto le catene che ho fabbricato, anello dopo anello. Vuoi sapere cos'è la lunghezza della tua? 7 anni fa... Quando io morì, la tua catena era già molto lunga e in più, in questi anni, ti sei anche impegnato ad allungarla. Tu, dammi conforto, Marley, parlami. Non mi è lecito dirti quanto vorrei. Ho poco tempo per rimanere qui.
Io non mi sono mai allontanato con lo spirito dal nostro gruppo di cambiavalute. Ma tu sei sempre stato un ottimo uomo d'affari. Affari? Affari! Che dolce parola, profuma di opportunità, di profitto. Però avrei dovuto occuparmi di altri affari, praticare la carità, avere più pazienza, più cortesia. Ora sono venuto ad avvertirti perché ti sono rimasti una possibilità e una speranza per fuggire alla mia stessa sorte. Riceverai 3 visite da 3 spiriti differenti. Riceverai il primo spirito questa notte, allo scoccare dell'una. Il secondo spirito lo riceverai domani notte, sempre alla stessa ora. E il terzo spirito la notte seguente. In quanto a me, non mi rivedrai mai più, madre. Il fantasma si allontanò. L'aria era piena di fantasmi che correvano veloci gemendo in tutte le direzioni con le loro catene. Appariva chiaro che il tormento di tutti era di provare il desiderio intenso di intervenire con gesti benefici nelle cose umane, ma di non averne più il tempo e di averne per sempre perduta la capacità.